lascio una copia. Alberto Capilupi, ex presidente CAPDE. Apposta non relegata al nuovo presidente. Posso aggiungere? Fondatore e ideatore di CAPDE stessa. E un'altra è per fare fotocopie eventualmente su carta. E un'altra invece al nostro specialista che non possa mettere sul sito. Grazie. Il documento è la storia della CAPDE. Io sono molto contento di essere qui. Bruno Mantovani. Anche se ovviamente non ho seguito la CAP, l'ho seguita continuamente, ma io la seguo attraverso il Edumoto, con cui sono costantemente in contatto, ed è un gruppo fantastico, per cui mi fa un grandissimo piacere lavorare con loro, perché organizzano un sacco di cose e sono veramente molto molto partiti. Qui la CAPDE è per me un continuo lavoro. Devo dire che Alberto è stato sicuramente geniale, perché l'idea di creare la CAPDE è un'idea che è nata ai tempi ed è c'è ancora adesso, e che in questo momento si sta rilanciando, e poi vedremo perché. Sicuramente Alberto è stato il promotore di tutto questo. Io ho cercato di dare una spinta allora, perché ero sulle barricate, perché ai tempi abbiamo fatto delle barricate incredibili, abbiamo raccolto 15.000 firme, abbiamo avuto 14 interpellanze parlamentari, abbiamo fatto su un casino pazzesco, quindi, e sicuramente qualche cosa abbiamo ottenuto. Per esempio, non abbiamo tolto loro l'educazione fisica, che secondo Cartagna e secondo i furgoni doveva andare via, quindi attenzione, quindi abbiamo fatto delle cose interessanti, eravamo sulle barricate, e quindi io mi sono preso quell'incarico, però anch'io lavoravo, cioè ero, non solo lavoravo a scuola, ma facevo l'allenatore con i miei ragazzi di Paragrafo, quindi, e l'avvento di Flavio è stato un avvento fantastico, perché Flavio ha preso in mano la CAPDE, che era sicuramente barricadera come e l'ha fatta diventare un'associazione che ha creato dei contatti con il Ministero, contatti con il territorio, l'ha fatta crescere. Quindi sicuramente Flavio è stato quello che ha fatto sviluppare la CAPDE, l'ha fatta diventare quello che è in questi 18 anni, quello che è adesso. Nonostante gli alti e bassi, perché teniamo presente che la nostra categoria ha avuto, pensate solo, i coordinatori distrutti, l'attività sportiva distrutta, quindi in qualche modo diciamo che abbiamo passato dei momenti veramente, e stiamo in questo momento raccogliendo i frutti di questi pessimi lavori degli ultimi anni, e che Flavio ha cercato di tamponare lavorando continuamente con le istituzioni. Quindi sicuramente il suo lavoro è stato assolutamente eccellente. Il fatto che martedì la CAPDE sia al Senato vuol dire che c'è una credibilità che è stata sicuramente importante, perché è stato invitato, mentre noi ci invitavamo perché facevamo casino, lui è stato invitato perché ha una credibilità istituzionale, e questo è sicuramente un dato estremamente importante. Quindi bravo Flavio, perché non solo Flavio, da capo di, no, io dico Flavio, è chiaro che poi c'è gente che ha lavorato dietro le quinte e ha fatto un sacco di lavoro, quindi assolutamente io dico Flavio, perché adesso stiamo ringraziando Flavio, quindi Flavio. In questo momento la CAPDE dovrà fare un lavoro molto molto grosso, perché c'è da ricostruire, e c'è da costruire e da ricostruire, nella speranza che tutto vada nella giusta direzione. Per cui io mi trovo in questo momento a seguire questo gruppo al Ministero. Abbiamo la fortuna di avere Bussetti, che è il Ministro dell'Educazione Fisica, che è assolutamente convinto di questo. Abbiamo una serie di persone ad alto livello che sono convinte di questa situazione, e quindi tenete presente che alla Camera la votazione sul disegno di legge sul decreto per la scuola elementare è passata all'unanimità, tranne due astenuti. Quindi vuol dire che tutte le forze politiche sono a favore di questo. Adesso è stata discussa al Senato in settimana. La votazione è stata rimandata e quindi speriamo che avvenga in tempi brevi, perché poi c'è tutto quello che sarà in seguito, concorsi e così via. Calcolate che nell'ipotesi si parla di 10.000 docenti da assumere per la scuola elementare, quindi è un'operazione molto molto grossa. Quindi il ruolo della CAPDE può essere un lavoro molto molto importante, tenendo conto che in questo momento ci sono i colpi di coda.
ho dato a poi Fulvio magari vi farà vedere, nel senso che in questo momento ci sono quelli che vorrebbero far inserire anche gli ingegneri con il titolo di tecnico sportivo o quelli che fanno altri lavori, per cui dobbiamo stare molto attenti, anche se ovviamente noi siamo in contatto con il capo di gabinetto, quindi con chi lavora a questo livello, e quindi cerchiamo di tamponare, perché arriviamo dal territorio, non siamo gente che è vissuta in mezzo a loro. Quindi, e appena ci arrivano queste cose, immediatamente le passiamo e facciamo in modo di mettere i bastoni tra le ruote. Però ci sono, perché il CONI è duro a morire, anche se vi ricordate, io ogni convegno dicevo, mi spero di svegliarmi un mattino in cui il CONI non c'è più. Adesso che quel sogno è arrivato, non vorremmo che ci fossero i colpi di coda per gli stati generali. Quindi, esatto. Direi che per concludere, Luca, con Luca c'è un lavoro ormai di almeno 30 anni di conoscenza, quindi abbiamo lavorato a Milano quando c'era Prisma, prima del mondo. Luca è sempre stato un entusiasta del lavoro, non si è mai arreso di fronte a qualsiasi problema, per cui credo che sia la persona giusta a fare questo traghettamento affinché i giovani prendano in mano tutto questo, sperando che i giovani entrino nella scuola, perché questa è la nostra speranza. Ok? Grazie. Quindi, tra gli obiettivi che la CAPDI si era posta all'inizio c'era anche l'albo professionale. Io credo che ci possa essere uno spazio per l'utilizzo in campo sanitario. È un messaggio che vi lascio. Bene, dai, buona lavorazione.